Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Parola del Signore. Quest'anno la festa della Trasfigurazione del Signore, che è tutti gli anni il 6 agosto, coincide con la domenica, perciò la liturgia ci fa celebrare questa festa in questa domenica. È una festa molto bella, piena di luce, decisamente non solo per la luce estiva che ci così abbaglia, ma per la luce che irradia dal volto di Gesù. È un brano che tutti i tre gli evangelisti sinottici, Matteo, Marco e Luca, riportano, un'esperienza davvero di luce, di gioia, di contemplazione, ricchissima di riferimenti all'Antico Testamento. Il monte, la nube, la veste bianca, la voce, ecco, sono tutti segni delle teofanie, cioè delle manifestazioni di Dio che sono avvenute lungo tutta la storia della salvezza in Israele e che qui hanno il loro compimento in Cristo. Infatti appaiono insieme a Gesù i due massimi rappresentanti, diciamo così, della storia della salvezza di Israele: Mosè, il legislatore, la legge, perciò la Torah, e Elia, il più grande dei profeti. Quindi la Torah e la profezia convergono, questo è un po' il senso della visione, su Cristo, convergono a dire che Cristo è davvero l'inviato definitivo di Dio e sottolineare, a dare il suo sigillo a questa rivelazione, arriva la voce del Padre, quella voce che si era sentita anche al fiume Giordano il giorno del battesimo: «Questi è il mio figlio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Ma in più c'è questo comando: ascoltatelo. Ecco, la voce dalla nube, la voce del Padre che in qualche maniera non solo presenta, come è successo al Giordano, ma indica la sequela di Cristo nell'ascolto. Gesù appena dopo incomincia a annunciare la sua passione. Ecco, è un modo proprio per preparare gli apostoli, perlomeno i suoi tre, quelli che chiamerà a essergli vicino nell'orto del Getsemani,
a preparare gli apostoli ad affrontare lo scandalo della croce. Come ha detto qualcuno, solo chi ha visto la luce del Monte Tabor, il Monte della Trasfigurazione, sarà capace di sostenere il buio la notte del Getsemani. In realtà sappiamo che gli apostoli non ce la faranno neanche, pur avendo fatto questa esperienza, ma quello che ci dice il Vangelo, che riguarda tutti noi, è che la vita cristiana è proprio questo cammino dietro a Gesù nell'ascolto, nel mettere in pratica la sua parola, per essere con lui e come lui trasfigurati, per entrare nella luce. Anche noi un giorno avremo un volto di luce, come dice Padre Ronchi. Anche noi un giorno finiremo, diciamo così, approderemo alla suprema bellezza. Il mondo non finirà nel fuoco, ma nella bellezza. La bellezza di un volto, il volto del Cristo risorto e trasfigurato, che anche noi possiamo essere portatori di luce e di gioia in questo mondo, seguendo Gesù.